Grazie, grazie Patrizia. Oggi parliamo dell'Archivio di Stato di Venezia, perché ricorrono i 200 anni dalla sua fondazione, che è avvenuta nel 1815 sotto il governo austriaco. È un archivio che contiene le testimonianze di oltre 1000 anni della città di Venezia, sin dalle origini fino al XX secolo. Comprende tutta una serie di documenti che provenivano dagli uffici di Palazzo Ducale, dalle procuratie di San Marco e inoltre dagli palazzi di Rialto. Contiene poi un patrimonio immenso di pergamene, di carte e di disegni che sono contenuti, sono dislocati in oltre 100 stanze che erano le antiche celle dei chiostri dove vivevano i frati, che sono i chiostri della Santissima Trinità e di Sant'Antonio. Ma l'archivio di Stato di Venezia non contiene solo la storia che riguarda la città di Venezia, ma anche quella che riguarda i possedimenti di terraferma, come il Veneto e come l'Istria, la Dalmazia. Inoltre ci sono documentazioni preziose per quelli che sono stati i rapporti diplomatici e commerciali con le città del mondo con le quali Venezia intraprendeva appunto queste relazioni. Per esempio, a Costantinopoli c'era il Bailo, Bailo che è l'ambasciatore veneziano che da lì spediva le famose relazioni molto dettagliate, molto accurate, appunto dove descriveva la vita e i fatti che avvenivano in quella città. L'Archivio di Stato è un palazzo che si trova nelle sestiere San Polo, è un ex convento di Santa Maria Gloriosa dei Frari, convento che si ritiene essere stato di origine francescana. Si dice che fosse proprio Francesco a volere questo convento nel 1236 e grazie poi a quelli che sono stati così, i contributi, le offerte, i lasciti di molti fedeli e che anche la famiglia Badoer, una famiglia importante della Repubblica, aveva concesso il terreno che era di sua proprietà. Il convento, durante il periodo appunto della Repubblica, ebbe una vita, una storia illustre. Cesserà poi con l'avvento, con l'arrivo di Napoleone, che per decreto ne stabilì, ne limitò l'attività. Quindi l'archivio di Stato comprende un complesso di edifici, come dicevamo, con i chiostri di Santissima Trinità, chiamati anche dei morti perché contengono delle sepolture, e anche il chiostro di Sant'Antonio. Quindi è un edificio enorme che comprende 70 chilometri di scaffali. Per questo avvenimento, per questo compleanno, possiamo chiamarlo così, è stata aperta una mostra che si chiama Farsi Storia ed è aperta presso Palazzo Franchetti. Con l'occasione, visto che siamo in periodo di feste, di qualche vacanza, di qualche giorno a disposizione, vi segnaliamo anche una bellissima mostra dedicata a un pittore, Andrea Schiavoni. Questa mostra si tiene a Palazzo Corere, che è una mostra che rende così, se possiamo dire, giustizia a questo pittore, un po' dimenticato perché apparteneva all'epoca 1500, dove c'erano i giganti come Tiziano, ed era stato messo un po' in secondo ordine, quindi insomma, senz'altro è interessante anche questa mostra, oltre a farsi storia presso Palazzo Franchetti.